Questo 25 novembre è passato, ma non è passato, perché noi diciamo sempre, ormai da 40 anni, 25 novembre sempre, come 8 marzo sempre, perché non ce lo dimentichiamo. Sono 104 le donne finora uccise. Prima mi faceva leggere un articolo Gianna Moriani, che vorrei qui vicino a me, per favore. Quando abbiamo cominciato su Garbatella, quasi 40 anni fa, 40 anni fa è nata l'associazione MOICA, oggi Donne Attive, Famiglie e Società, abbiamo pensato di rivalorizzare un quartiere, un territorio. Come abbiamo fatto già? Abbiamo fatto cominciando a festeggiare Nonna Garbatella, perché ci sembrava giusto proprio valorizzare la nonna del quartiere, e ogni anno, che sono tanti anni, che si festeggia Nonna Garbatella. Abbiamo cominciato nel 1999. La prima nonna è una nonna storica che purtroppo non c'è più adesso, e l'abbiamo festeggiata. Allora c'era una trattoria, il ristorantino, il Biffi. Ma guarda te, proprio il Biffi! A Piazza Biffi, oh, si chiamava Biffi. Una volta allora, per tutte! Lo so, dove la piazza delle donne? Abbiamo cominciato lì a festeggiare questa Nonna Garbatella. Poi da lì siamo entrati nei centri anziani e abbiamo continuato a festeggiare ogni anno una nonna importante per ricordare il quartiere, perché ci sembrava giusto, dato che Garbatella è donna, ci sembrava giusto festeggiare una Nonna Garbatella. Scusa Concetta, se la voce fuori onda, sì. Ma quando festeggiammo, se mi ricordo bene, la prima nonna, chi era il presidente del municipio? Moccialo. Rosario Moccialo, sì, Rosario, ecco. Moccialo. Lui era presente quel giorno. Devo dire la verità, ci ha sempre aiutato su questa cosa, ci ha sempre creduto soprattutto alla forza di noi donne. E devo dire, Gianna, che nel periodo in cui facevamo Nonna Garbatella, il territorio Garbatella non era così ben visto. No. Adesso sono anni, immaginatevi, c'erano i pitbull, si sparavano sulle colonnine di Piazza Biffi, cara Mirella. E allora noi abbiamo detto, ma questo non è il nostro territorio, questo non è quello che vogliamo. Diamoci da fare, donne. Quindi grazie, Gianna, per aver lavorato per questa cosa. E adesso però vi leggo qualche poesia. Quale onore, Paola, grazie. Adesso non facciamo di tutto. Perché a una certa succede così. Queste sono le poesie che avrebbe dovuto leggere Mirella Arcidiacono, ma lei si commuove anche molto. Clementina l'infermiera. Nacque nell'anno che moriva Garibaldi. All'831 arrivò con la famiglia nel 1926. Al secondo piano, sopra a Picca nella storia, mo a Garbatella troppa gente ci si ficca. La storia vera viene da donne come l'infermiera. Lavorava in ospedale, quando a casa ritornava a bucare culi nelle case per i lotti girava. A volte era chiamata pure a vestire i morti. Erano altri tempi. C'era poco da stare contenti. Fata della penicillina. Due guerre, disse Clementina. La brava nonna le narrò alla sua nipotina. Ora poche nonne storie stanno a narrare, mo all'infanzia le fiabe le narra il cellulare. Giovanna Mirella ci chiamano. Brava Mirella. Ti leggo anche l'altra. Aspettate, però vi dico prima chi era Picca. Picca è la pizzicheria che si trovava via Roberto De Nobili, dove è rimasta l'insegna. La vorrei andare a guardare perché non me la ricordo. Ma dall'egiziano? È vero. Giovannina la siciliana. Quando le emigrate erano le nostre nonne, Giovannina il terremoto aveva vissuto da ragazzina. Era nata a Messina, alle case Incis, giunse nel 1940. Paura e fame, pure all'epoca ce n'era tanta. Con 7 figli e un marito si era imbarcata sul traghetto, il cuore forte forte le batteva dentro al petto. Giovannina sapeva parlare solo il dialetto. E lo parlò per sempre, fino alla sua fine, quando del paradiso passò il confine. Belle Giovanna Mirella. Grazie Mirella. Poi presenteremo le altre qui, poi. E adesso
Allora, noi è una vita, ormai da 40 anni, quindi si può dire una vita che combattiamo questa violenza. Questa violenza anche economica, no? Che a casa molte volte non si guarda, non si vede, perché le donne non escono quei segni, quelle botte che si vedono. Scivolano per le scale. E quella psicologica pure, che è quella che ti dice, ma tu non sai far niente, ma tu perché vuoi andare da tua madre, stai con me oggi? È quella che allontana piano piano. E poi ci sono quelle delle donne uccise. Io vi racconto una poesia che ha scritto Francesco Perrone. Questo è il nostro libro, Voci di casa. Noi lo facciamo dal 2005, un libro per far uscire i tesori nascosti delle donne e degli uomini italiani. Dell'amore di una coppia e da un seme nasce un altro seme che germoglia e cresce prima nel ventre e venuta alla luce cresce con le paure, con le incertezze e con la voglia di incontrare la vita, cadendo, rialzandosi, scivolandosi, aggrappandosi, affrontando il domani e il mondo con tutte le sue avversità, incontrando la gente, affrontando il quotidiano, incontrando colui che potrebbe fargli del male, perché lui non sa di essere nato anche da una donna e lui potrebbe rivelarsi un inganno nel suo cuore, potrebbe nascondere violenza. Donna, tu che sei madre, amante, consigliera, vita della stessa vita e giorno nello stesso giorno, tu sei colei che hai creato e che dai tutto per tutti. Grazie di esistere, scritta da un uomo. So che qui poi c'è un altro uomo, in fronte mi sembra, che dovrà dire una poesia. Io vi leggo soltanto cosa ha scritto una donna autodenunciandosi, Tina. Tina non ha mai riempito una valigia, neppure una borsa, non ha mai chiuso la porta di casa dietro di sé. Tina non ha mai dato la mano ai propri figli per portarli lontano dalla violenza. Anche se tante, troppe volte ci ha pensato, ma l'hanno trovata una mattina accanto ai cassonetti della spazzatura, il volto sfigurato dalle percosse, il marito, ubriaco e con le mani sporche del sangue della moglie, dormiva stravaccato sul letto matrimoniale. I piccoli figli, svegli e piangenti, erano in cucina, cercavano una mamma che non sarebbe più tornata. Questo hanno visto gli agenti quando hanno aperto la porta di casa di Tina. Aspetta un momento. Grazie, ricordati quello che hai visto ieri in diretta del centro anziani. Manda un saluto da qui. Sì, al suo Rita. A sua Rita. Che dal 1926. Esatto, la suora di Cappellone. Brava. Hanno cresciuto i nostri figli, hanno fatto veramente un lavoro grandissimo. Lasceranno il locale di via Ignazio Pezzi. Chissà a cosa sarà destinato quel locale, ma loro veramente grazie. Dal 26. Lina. Grazie a tutte voi. Grazie a Concetta Busto.